Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Leandro, che mi chiede di parlare del film del 2023 con Lillo, del duo Yunus, Grosso guaio all'Esquilino, la leggenda del Kung Fu. Allora, un film che vorrebbe essere quasi una parodia, si ispira in un certo senso a Karate Kid, con un titolo che vorrebbe riportare al capolavoro di Carpenter, che mi fa tremare le mani perché questo film è veramente orribile. Mi dispiace doverlo dire, nonostante Lillo qualche tempo comico lo becchi sempre, qualche battuta ci faccia ridere, però il film si spinge e avrebbe forse avuto la forza di un corto di 9 minuti, nella storia appunto di questi ragazzini nerd che amano il Kung Fu, che sono maltrattati a scuola da questo Nadir, appunto, che cercano a tutti i costi di essere forti. Anche loro si mettono a disposizione di questo maestro, appunto interpretato da Lillo, che in realtà maestro non è, che ha fatto un film di Kung Fu negli anni 80 per il quale era diventato famoso e con il quale insomma continua a campare in un certo senso miseramente, facendo le classiche cose che fanno gli attori falliti. Di lì appunto questi ragazzini che iniziano a fare Kung Fu insieme al nostro, che viene però aiutato anche dal vero maestro di Kung Fu, ovvero Nando. Il cattivo del film è questo Nadir, che viene addestrato da questo Achille, che è un sudcoreano che lui gli ha spezzato la carriera e via dicendo, che appunto porterà poi a fare lo scorso finale modello per Karate Kid. Nel mezzo poi c'è la storiella d'amore e tutte le azzate che può creare un film adolescenziale come questo, che però non riesce proprio a funzionare mai. Nel suo voler berrubicchiare di qua e di là non riesce ad essere assolutamente interessante. La sceneggiatura di Barbara Gallo, Greco e Logli fa acqua da tutte le parti, non c'è un momento veramente dove si riesca a respirare, a bere aria di cinema. Siamo di fronte a un film che non ha dalla sua niente, delle musiche fastidiose, un montaggio assolutamente sbagliato, una fotografia talmente televisiva che ti acceca, e ripeto, quando poi non c'è Lillo nel film, cioè un'ora, il film si addormenta completamente su una recitazione di questi ragazzini abbastanza imbranati e, come ho detto, su una sceneggiatura credibile zero, e poi di un buonismo, di una retorica assolutamente impossibile. È proprio il classico film che non si capisce perché è stato fatto. I combattimenti, chiamiamoli così, fanno ridere al cazzo, e ripeto, l'unica cosa che può essere salvabile è Lillo, che come al solito ha un certo tipo di verve, è simpatico, fa sempre il solito personaggio ormai, però perlomeno i tempi ce l'ha e riesce a farci fare 4 risate, perché per tutto il resto del film in realtà è noia mortale, e se non si ha meno di 11 anni probabilmente ci si spara nelle ginocchia dopo 4 minuti. Io film l'ho guardato, è su Amazon Prime, me lo sono guardato, però ho pensato, porca miseria, veramente qui siamo di fronte al vuoto. Si utilizza un titolo che vuol riportare a un capolavoro di un certo tipo di cinema, del quale non c'è niente di carpentriano in questo film, non c'è critica, non c'è un cazzo, è tutto talmente all'acqua di rose che anche il bullismo e tutto il resto diventa semplicemente un'idiozia. E poi il film proprio non ha il ritmo giusto, annoia, non riesce a tenere un minimo di tensione, a dare un minimo d'avventura. I ragazzini sono tutti scritti male, è proprio uno di quei classici film che non si riesce bene a capire come mai in un certo senso vengono prodotti. Ridi 4 volte in 1 ora e mezzo di film, e tutto il resto è talmente preso, rubato da altri film e messo insieme sconnessamente, che fa anche venire ogni tanto il giramento di coglioni, perché insomma si toccano cose che si potrebbe anche evitare di toccare e cercare di creare insomma qualcosina di nuovo. Non avrebbe fatto male a nessuno, ma tanto ormai si ricicla effetti nostalgia su effetti nostalgia, per poi in realtà fare effetto tristezza, come questo film, del quale io provo a metterli qui sotto se mai fosse uscito. È Donato Suppato, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per Italia. E questo Grosso guaio all'Esquilino, alla leggenda del Kung Fu, è più un realtà grosso guaio del cinema, perché se siamo messi così nella commedia e nella parodia italiana siamo veramente messi malissimo.